Signori e signori, buonasera dal Pala Sojourner di Rieti. È tutto pronto per la sfida tra la NPC Rieti e la Givova Scafati. La Scafati che lo scorso anno ha vinto la Coppa di Lega 2, è arrivata prima nella regular season, squadra completamente rinnovata con Markowski in panchina. Nell'indecisione di schierare il nuovo arrivato, il pivot Johnson, o la guardia Fischer, rimane Fischer in squadra. In maglia blu e gialla già è scesa Scafati in campo, tra un po' in maglia bianca e bande amaranto celeste scenderà Rieti. Fabrizio Rosati in commento con me: che partita vedremo? Entrambe vengono da una sconfitta. Sì, innanzitutto una partita sicuramente tra due squadre di blasone, due squadre che comunque nel campionato di Lega 2 ma anche al piano superiore hanno avuto grandi spazi e quindi hanno avuto anche grandi palcoscenici, quindi due squadre sicuramente di rango, due squadre che per versi diversi si affrontano quest'oggi. Rieti con ancora chiaramente l'obiettivo salvezza, a tentare di migliorare seppur di poco magari quello che è stato il piazzamento dello scorso anno. Scafati con rinnovate ambizioni, forse non di salire ma comunque di recitare comunque un ruolo importante in questionato. La partenza non è stata la migliore in assoluto. Intanto l'applauso del Pala Sojourner alla nostra amatrice con i supporter di Scafati che hanno esposto lo striscione. Vicini al vostro dolore, Rieti e Scafati. Stavamo dicendo, comincia la partita, Roberto, Rieti certamente vorrà tentare di migliorare l'impatto in gara che ha avuto domenica scorsa a Ferentino, dove davvero non ha fatto una bella figura. Rieti che viaggiava a più di 90 di media, domenica scorsa a Ferentino molto, molto meno, dovrà ritrovare i suoi canestri, dovrà cercare di migliorare la difesa. Sì, la gara è già cominciata. A livello di solidarietà e di amicizia, gli old fans sono, non dico gemellati, ma comunque amici della curva di Ultras di Scafati, che sono ospiti qui al Pala Sojourner e sono arrivati da ospiti con uno striscione di solidarietà nei confronti di Amatrice. Questo è sicuramente molto bello. Andiamo subito alla gara giocata, che verrà diretta dai tre arbitri che sono Alberto Scrima di Catanzaro, Daniele Foti di Milano. Attenzione, viene avanti Scafati che però perde palla. Il terzo allenatore è Alessio Fabiani di Firenze. La palla gira ora, il quintetto è il solito: Di Prampero, Zanelli, Chillo, Pepper e Sims. Prova subito Alessandro Zanelli, c'è il ferro per lui, quindi niente di fatto. Invece risponde Markowski alla formazione di coach Nunzi, ed è questa: Fischer, Fantoni, Naimi, Baldassarre e Santiangeli, i cinque uomini scelti da Markowski. Fallo ora fischiato a Chillo. C'è da dire che Rieti ha di nuovo uno Zanelli recuperato, ed era un presente barra assente a Ferentino perché la caviglia in effetti dava dolore e fastidio, e ha giocato la metà del tempo che gioca di solito. Il primo punto arriva dalle mani di Fantoni dalla linea della carità. Beh, Zanelli indubbiamente è un giocatore essenziale nell'economia del gioco di questa squadra. Il suo arrivo a Rieti certamente ha mutato di molto quello che è il rendimento della squadra in fase di attacco, una squadra che ha tanti punti nelle mani, anche se domenica scorsa a Ferentino si è fermata molto al di sotto di quelle che erano le usuali medie. Chillo da tre ci prova e va a realizzare 3-2 per Rieti che si dimostra caparbia nel tentare di trovare quei canestri dalla distanza che sono un po' nel DNA un po' di quasi tutti i giocatori in campo. Sì, c'è da rivedere la difesa, ora Di Prampero in difesa su Fischer, è un po' il tallone d'Achille della NPC Rieti. Attenzione a Santiangeli, l'uno contro uno con Chillo, forse c'era infrazione di passi, la palla poi si arrampica allo scadere e la mette dentro Santiangeli, ma
la difesa deve prestare più attenzione, perché comunque ha preso più di 90 punti a Ferentino, ne ha presi 90, lo stesso un po' più di 90 anche a Trapani. Alza la parabola Pepper, che viene lasciato solo, ruba palla a Zanelli, ora prova a ricostruire da capo, poi Sims, arresto e tiro per lui dalla media, sbaglia ancora, recupera la palla Zanelli, poi Di Pram, però è aggressiva l'NPC, c'è da solo Zanelli, ma Pepper preferisce la manovra. Ora Pepper prova ad entrare, arriva come in precedenza, alza la parabola e mette dentro il quarto punto. L'aggressività premia Rieti in questo momento. Sotto Baldassarre, marcato da Chillo, riesce a tirare, rimbalzo di Sims, poi viene avanti, corre Rieti, c'è Pepper da solo, prova da tre, la tripla di Dalton Pepper, 10-4, deve giocare così sempre Rieti, se no, se non prende ritmi diventa in mano all'avversario, come era successo in Ciociaria la settimana scorsa. Quando gioca così è veramente pericolosa. Ma direi, se io mi sono, magari è un discorso più ampio Roberto, io mi sto facendo un po' una mia idea, le caratteristiche di questa squadra sono certamente molto molto offensive, per il momento non molto difensive, quindi fossi coach Nunzi, che chiaramente ha nel credo, ed è giusto anche, è quello di predicare molta difesa, perché è in quel modo che si ottengono poi i risultati nel tempo, però non è una squadra questa che puoi andare a snaturare alla radice, quindi ha bisogno di lavorarci, credo, pian piano, però lasciandola comunque libera di esprimersi in attacco come sa fare. Chillo prova lui, doppio ferro, poi la palla esce, rimbalzo di Fantoni. Comunque il motto dell'allenatore, ma anche dei giocatori, è una palla, la recupera dallo spazzatore, dalla spazzatura, Fantoni la mette dentro, quarto punto per lui, è quello di non snaturare il gioco, noi vogliamo sempre imprimere il nostro gioco, dicono giocatori e coach Amaranto Celeste. Ora Zanelli, che è un giocatore importantissimo, ancora Pepper da solo, arresto e tiro, il pick and roll riesce, ma poi la palla va fuori, il ferro sul tiro da 3, 10-6 il punteggio, 6-0-5 da giocare nel primo quarto, Santiangeli per Fischer, la palla è a Baldassarre, Fantoni, Naimi, subito al tiro da 3, Naimi sbaglia, il rimbalzo è di Sims, Zanelli, c'è infrazione di passi di partenza ora per Sims, che alza la mano come dire sono accorto dell'errore, punteggio che rimane 10-6 e la rimessa è nelle mani di Scafati, la Givova, che comunque ha una struttura importante sotto canestro con i due italiani Fantoni e Baldassarre. Ora ha preso anche Johnson, non sappiamo se e quando lo schiererà, intanto rimane Fischer in squadra. Baldassarre prova l'entrata, si ferma, la palla è per Naimi, poi il pick and roll, la perdono, Fantoni ancora, la recupera, realizza e subisce il fallo, e questo è il sesto punto di Fantoni, 10-8, Rieti che non difende tanto sotto canestro, Fantoni fa un po' quello che vuole per ora. Ma diciamo che sotto canestro, se vogliamo, è un po' il tallone d'Achille di Rieti, in qualche modo, squadra certamente non dotata di tanti chili, di giocatori di stazza, ma giocatori molto agili come Chillo e Sims, e anche quando entra Leantonio non è giocatore, è giocatore alto, ma non è certamente un giocatore avvezzo a tenere i giocatori che in quel ruolo ci giocano abitualmente. Sims finta, si gira dalla parte opposta, il semigancio di Sean Sims realizza, e quando si mette in quella posizione di post basso è difficilissimo tra una finta e l'altra marcarlo, 12-9. Ora raddoppio su Naimi, attenzione, si era liberato Fantoni sotto canestro, poi anche Baldassarre si muove bene sotto i tabelloni e realizza, 12-11, appoggiano tutto lì sotto sulla direttive di Markowski, i giocatori di Scafati. Ora tocca la palla per ultimo
Baldassarre, quindi la rimessa sarà per la NPC Rieti con Zanelli per Pepper. Ancora Zanelli, fallo su di lui, c'è un raddoppio di marcatura ma ne esce il fallo di Fantoni, è il primo fallo per Scafati. Rieti ne ha commessi due, uno con Chillo e uno con Dalton Pepper, quindi c'è solo rimessa per la formazione di casa. Cambio, esce Fantoni, entra Ammannato, probabilmente per far prendere un po' fiato, ma certo che Fantoni era il protagonista finora. Pepper perde palla, Dalton Pepper su un palleggio non perfetto e quindi la rimessa è di nuovo nelle mani di Scafati. 4:35 nel primo quarto, Fischer ora a portar palla, 12-11 il punteggio, gara comunque equilibrata dopo il primo strappo di Rieti che ha provato ad andare via. Attenzione, Baldassarre è solo, prova da tre, sbaglia, il taglia fuori di Ammannato, frutta anche un rimbalzo per Scafati d'entrata di Santiangeli, ma c'è il fallo su di lui, attenzione, lo commette Matteo Chillo, secondo fallo. Secondo fallo per Matteo Chillo e c'è rimessa per Scafati. No, ci sono tiri liberi perché era in azione di tiro Santiangeli. Rieti che aveva avuto questo strappo di iniziale, ma che poi niente, Scafati è rientrata, siamo su 12-11, gara equilibratissima. No, assolutamente equilibrata tra due squadre che chiaramente entrambe devono ancora acquisire un'identità avendo cambiato molto dalla passata stagione. Due squadre che chiaramente stanno alla ricerca di un equilibrio sul campo. Per il momento 12 pari, lo scarico su Chillo, sfortunata palla che entra ed esce dal canestro, ma ci sarà fallo su Chillo e quindi primo fallo di Fischer e quindi due tiri liberi per Chillo per tentare di rimanere un po' avanti nel punteggio. Rieti che aveva provato un attimino a scappare, ma Scafati è lì, ma anche complice qualche errore di troppo da parte di Rieti in fase di attacco, tralasciando quella che in questo momento sono le evidenti lacune difensive, specie sotto canestro, che ha la squadra quando poi incontra squadre che hanno giocatori di stazza lì sotto che si sanno muovere e che possono quindi impensierire i lunghi rietini. Sì, è venuto uno 0-2 ora per Matteo Chillo che stava per uscire perché ha gravato di due falli, ora deve fare attenzione in difesa. Chillo rimane fermo ma riesce a difendere bene, rimbalzo di Sims, viene avanti in manovra Zanelli, il pick and roll, poi è Sims da solo, prova ad entrare, infatti entra con una rapidità incredibile e subisce anche il fallo, i movimenti di una guardia per un lungo. No, è un giocatore davvero, a me piace tanto. Cambio annunciato, esce Chillo, entra Giacomo Eliantonio. Giusto il cambio perché Chillo ha gravato di due falli, ma parliamo di Sims. Sims è un giocatore completo, davvero, un giocatore che ha tutti i fondamentali, padronanza del corpo e questo lo rende certamente pericoloso da ogni parte del campo, difficile anche da marcare perché è abbastanza lungo da dover richiedere comunque un giocatore di stazza ma che magari non ha la sua stessa mobilità. Ha dimostrato adesso di sapersene andare in palleggio come una guardia, come ha detto tu Roberto. Sims realizza, ora è entrato Eliantonio ed è entrato dall'altra parte anche Matrone, però secondo me Eliantonio è un giocatore importante oggi visto che è il terzo lungo della NPC e può dare qualcosa di importante in difesa. Attenzione Santiangeli che prova da tre ma con Eliantonio davanti non funziona la difesa e realizza la tripla Eliantonio. 15 pari, 3:12 da giocare. Però bisognerà vedere la prestazione di Eliantonio perché tra l'altro Chillo è anche gravato di tre falli. Zanelli
Sims che riceve, si muove rapidamente e va a schiacciare e poi subisce anche il fallo. Incredibile. Applausi per lui. Settimo punto a tiro libero aggiuntivo, quarto fallo di squadra. Io dico che è immarcabile e a mio avviso a Ferentino l'errore più grande dopo le prime tre azioni da parte di Sims non è stato più servito, e invece doveva essere servito molto 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 di più. Deschamps Sims realizza anche il tiro libero, ma ha dimostrato anche spalle a canestro di avere movimenti importanti. Matrone gli ha lasciato quel 30 centimetri di spazio, una porta aperta che lui ha visto, si è infilato ed è andato a schiacciare e anche a prendersi il fallo, dove poi ha realizzato la seconda azione da tre della sua partita, portando ad 8 i punti per lui e diventando il miglior marcatore della serata, superando Pepper e Fantoni, fermi a quota 7. 18 a 15 il punteggio, rimessa per Rieti. Sì, vedete inquadrato Lint Johnson in tribuna, come si suol dire, davvero è in tribuna a tutti gli effetti. Questo è il nuovo americano della Givova Scafati, che non sappiamo se poi giocherà lui o giocherà Fischer, quale sarà la decisione di Marcoschi e della società. L'entrata di Zanelli, ma la stoppata, attenzione, recupera palla proprio Eli Antonio. Zanelli è solo, prova da tre, realizza la tripla Alex Zanelli, è da due, ma che carattere dopo una stoppata, che freddezza questo ragazzo. Un canestro secondo me importante, 20 a 15, perché lì puoi avere il timore, lui no, tira dopo una stoppata e la mette dentro. Grande Zanelli. No, davvero un giocatore che ha dato grande ritmo a questa squadra. È il solito discorso di questo inizio stagione. Io credo che questa è una squadra che abbia un grandissimo potenziale, che va lasciato libero lì in attacco. Bisogna lavorare gradualmente in difesa, senza pensare però di togliere tante energie, perché poi magari si appannano la mente per giocare bene come può fare questa squadra in attacco. Indubbiamente è questa l'arma di Rieti oggi, questa va a mio parere sfruttata, il materiale a disposizione è questo. Probabilmente questa squadra non difenderà mai come quella dello scorso anno, però è squadra che può subire i 90 punti, deve provare a limitare questa problematica al massimo, ma può anche farne 90, quindi dovrà cercare di vincerle così le partite. Se ti sente Nunzi non sarà d'accordo. No, ma io sono in linea con Luciano Nunzi, nel senso che in questi anni ci ha davvero fatto condividere la sua filosofia, e sono d'accordissimo sul fatto che i campionati, comunque gli obiettivi si raggiungano attraverso una grande difesa. Lì certamente questa squadra ci si può lavorare, ma non si può pensare probabilmente di ottenere quello che è riuscito con altre squadre. È una squadra con una grande vocazione offensiva, va sfruttata. Attenzione, cambio tattico di Marcoschi, che ha una squadra veramente lunga. Esce Matrone, entra Crow, che è un tiratore, quindi davvero è una squadra tanto tanto lunga, e dovrà avere anche l'inserimento di Lint Johnson. Perde palla Rieti, poi la recupera Naimi, 20 a 15 il punteggio, 1.46, attenzione, è solo ammannato, però in copertura su di lui Eli Antonio, troppo morbido, e realizza ancora sotto canestro la formazione di Scafati, questa volta con ammannato Zanelli in palleggio, 1 minuto e mezzo, Sims, la palla è sotto per Eli Antonio, ma è troppo lunga. E quindi in questo momento Rieti gioca male, Naimi da tre, la tira, la infila, e si vedeva che era il ritmo, parità 20 a 20 con questo break di 5 a 0. E Nunzi non è per niente d'accordo, perché comunque ha ragione che lì sotto bisogna difendere 2 contro 1, hanno preso un canestro incredibile. Ora, d'accordo che bisogna giocare in attacco, però Eli Antonio deve dare qualcosa in più, soprattutto in questa occasione. Fai fallo, fai 7 falli, non 5, ma non ti puoi spostare in quella maniera in difesa. Hai perfettamente ragione, non posso che dartela, è evidente che sono questi i limiti, li conosciamo, 20 a 20, come dire,
parziale in un Armen di 5-0 dopo che Rieti aveva tentato di scappar via portandosi 20-15, il porteggio che è tornato facilmente in parità. Mi stavo chiedendo, facevo una riflessione, magari con Rieti è più evidente, però serviva davvero un lungo di ruolo a Scafati, nel senso che i lunghi che stiamo vedendo questa sera qui al Palazzo Giurner, oltre che essere di stazza, mi sembrano essere anche giocatori capaci di ritagliarsi uno spazio importante. Sono anche tanti. Prendono anche Johnson, non lo so come giocheranno. No, magari hanno reputato che Fischer non era il giocatore che serviva, magari si poteva trovare in situazione di ala o al limite, non lo so, di 4 un giocatore importante, ma là sotto mi sembrano ben messi, ben strutturati. Sì, anche se oggi la mobilità di Sims sta facendo parecchio male, ora ancora un fallo e ci sono ancora due tiri liberi, il primo fallo di Ammannato. Beh, se ci pensiamo, Fantoni, Baldassarre, Ammannato, Matrone, già sono 4 lunghi abbastanza strutturati, arriva anche Johnson e diventano 5, giocherà senza guardie. Markowski è un allenatore che comunque è strano, perché insomma è di origine slava, ma probabilmente preferisce di più il gioco sotto e punterà tutto su Naimi e Santiangeli a quel punto, e Crow forse potrebbe risfruttare come guardia, come tiratore. Naimi in palleggio, 22-20 ora. Fischer, la palla sotto per Ammannato, poi fuori Santiangeli, ancora Naimi da 3, realizza ancora una volta in ritmo, primo sorpasso, 22-23. Due triple consecutive di Naimi e primo sorpasso. Pepper, arresto e tiro da 2, sbaglia, doppio ferro. 22-23, ultimi 18 secondi. Ne mancano 10 ora, Naimi in palleggio. Scafati che comunque è riuscita, grazie ai 6 punti consecutivi di Naimi, a portarsi in vantaggio. Ora la rimessa è dal lato, non ci sono tiri liberi. Perde palla, la recupera Crow allo scadere, tira e sbaglia. Finisce così il primo quarto sul 22-23. Comunque siamo sempre lì, quando tu prendi 23 punti di media puoi fare presto i conti, va a finire che quanti ne subisci a fine partita se porti questa media qui. Finisce 22-23 con Scafati avanti. Finisce che ne prendi 90 anche stasera, questo vorresti dire. Indubbiamente è quella la via. Nelle tre partite che hanno preceduto questa, Roberto, Rieti ha perso 91 punti a Trapani e a Ferentino, aiutami tu, ma comunque è una cosa sopra 90. Quindi è certamente un campanello di allarme. Poi è vero che in altre due partite ne ha segnati 90 a Trapani, 90, 97, 95 nella scorsa partita in casa con Treviglio. Ma rispetto ai primi minuti in cui Rieti aveva avuto quello strappo con il vantaggio di 10-6 e il suo basket veloce, difficile da marcare, e poi cos'è accaduto? Quella fisicità ha avuto la meglio, la fisicità di Scafati. Rieti non è più riuscito a fare quello che ha fatto all'inizio. No, è vero, sicuramente quello che stava incidendo molto a favore di Scafati è la fisicità dei propri lunghi, a mio parere, e poi adesso sta venendo fuori anche questo Naimi, che nel finale di questo quarto ha inciso e molto, altrimenti prima erano tutto quasi ad appannaggio dei lunghi e di Santiangeli, che avevano fatto un po' tenuto a galla la squadra, salvo adesso operare questo sorpasso di un punto al termine del primo quarto. Rieti è un po' scesa di ritmo anche in fase di attacco, adesso c'è la sostituzione, entra Casini in campo, si gioca la carta Casini,
Di fatto del quintetto sono entrati Casini, al di fuori del quintetto Casini ed Eliantonio per il doppio fallo di Chillo. È entrato un po' anzitempo rispetto a forse a quelle che era l'obiettivo di Nunzi. Sì, ora è entrato Casini, vediamo un po' al posto di Di Prampero se Rieti riesce di nuovo a imporre i propri ritmi, cosa che è riuscita solo nei primi minuti. Ora Eliantonio, la palla è per Sims, arresto e tiro per lui, la palla però è corta, niente di fatto. Nel frattempo è entrato Panzini al posto di Naimi a portar palla. Santiangeli prova ad entrare, scarica a Panzini, poi Crow marcato da Casini, va fino in fondo, il rimbalzo è di Pepper. Nunzi chiede di correre subito avanti, ora Casini in manovra, ancora Casini, poi Zanelli prova lui ad entrare, c'è il fallo su di lui. Di solito Casini viene sempre messo insieme a Della Rosa, oggi viene provato invece insieme a direttamente a Zanelli, che rimane in campo. Sì, normalmente infatti coach Nunzi si gioca Della Rosa magari ad inizio secondo quarto, o al quantomeno quando c'è il cambio per Zanelli, probabilmente tra breve gli darà il riposo in cambio di Della Rosa, con Casini che a quel punto sarà già in campo. Sbaglia Dalton Pepper, Rieti che non trova più facilmente la via del canestro, ci prova Fischer dall'altra parte, sbaglia anche Fischer, controlla il rimbalzo Sims, poi costretto a portare avanti palla prima di metterla nelle mani di Casini. Questo secondo fallo di Chillo secondo me è influito. Pepper fino in fondo, appoggia a tabellone, realizza il nono punto, 10 Sims e 9 Pepper stanno portando avanti Rieti, 24 a 23 ora, ed è di nuovo contro sorpasso, 8 e 20 prima del riposo. La palla è sotto ancora per Fantoni, ma è buona la difesa su di lui, una stoppata non pulita, ma comunque Sims è intervenuto senza fallo, ora riceve proprio Sims, si trova tra l'altro in mismatch, si muove con una rapidità incredibile del Sean Sims ed è dodicesimo punto per lui, 26-23. Santiangeli, Fischer, Panzini, c'è solo ma non tira, Santiangeli prova ad entrare, poi lo tocca Pepper, attenzione, si tratta del secondo fallo per Dalton Pepper. Ci sono dei cambi, allora entra Perez, escono, allora, Perez per Panzini, attenzione, questo è un cambio tattico a cui stavo pensando ma non l'ho voluto dire, esce Zanelli al suo posto Della Rosa come play e ci gioca Nicolò Benedusi da 4 al posto di Eliantonio. Ma un quintetto così basso non l'ho mai visto. Soprattutto pensando anche alle difficoltà al rimbalzo che finora ha avuto Rieti. Va bene in questa prima occasione, se ne va Casini, proiettato a canestro il sottomano di sinistro, un po' in acrobazia, non ha fortuna, poi però dall'altra parte Fantoni va a depositare facilmente il 25esimo punto della propria squadra. Fantoni che ha realizzato 9 punti con anche un'ottima media, un 3 su 4 da 2. Tiro da 3 di Sims che non va a segno, poi il taglio visto da Dalton Pepper premia ancora Sims, 14esimo punto personale. Sims che viaggia con un 5 su 7 da 2, 0 su 1 da 3, 4 su 4 ai liberi. In avanti Scafati, Santiangeli, poi Crow, attenzione sotto canestro c'è il fallo di Benedusi, addirittura ora Benedusi che va a coprire su Fantoni e mi sembra anche questa una chiave tattica, si abbassa ancora di più se vuoi il quintetto, entra Di Prampero al posto di Pepper, d'altronde anche, no, non ha due falli Pepper, era stato di Benedusi il fallo precedente, quindi non è il suo. Comunque 28-25 il punteggio, ora
momento in cui approfitta probabilmente Nunzi, visto che non ci sono tantissimi lunghi, anche Scafati ha quattro esterni, Fischer va al tiro da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Benedusi, ora Della Rosa, poi si ferma Della Rosa, c'è il pick and roll con Sims, la perde, la recupera Crow, attenzione, 4 contro 3, poi prova a rubarla di Prampero, attenzione a Fischer da 3, realizza la tripla Fischer ed è 28 pari, una gara veramente all'insegna degli attacchi, dobbiamo dire spettacolare, anche se si stanno vedendo parecchi errori. Di Prampero ora, marcato da Perez, la palla è fuori per Sims, ancora Di Prampero, poi finta, entra e sbaglia Di Prampero. Perez viene avanti Scafati sul 28 pari. Naimi in palleggio, Crow è solo, non tira, gliela ruba Sims ed ora deve uscire DeSean Sims perché ha dato tantissimo finora ma ha bisogno di riposo. Grandi applausi per lui, rientra in campo Killo. Sì, non va a snaturare l'attuale quintetto, nel senso fuori un lungo per un lungo, rimangono di fatto due guardie, due play in campo, perché alla fine anche Casini di fatto è un play aggiunto che gioca da guardia, ma insomma è un quintetto anomalo. Contromossa di Markowski, esce Fischer, entra Mannato, quindi lui dice io gioco con due lunghi ora sotto, due persone di peso come Fantoni e Ammannato, e Rieti invece prova a battere con la agilità, se vogliamo, la stoppata di Crow su Casini, la stoppata da dietro, recupera la palla ora Naimi, 28 pari ancora. Ora ovviamente c'è il vantaggio fisico di Ammannato su Benedusi, infatti Ammannato in uscita realizza, nonostante Benedusi abbia provato a difendere meglio che poteva su di lui, in pratica Nicolò Benedusi sta giocando da 4, 28-30 ora per Scafati. Della Rosa, Benedusi tocca la riga e quindi c'è il time out da parte di Nunzi, sta provando un po' a mischiare le carte coach Nunzi, ma secondo me perché ha avuto troppo poco da Eli Antonio, dicevo che la chiave poteva essere lì, e entra il terzo lungo, non ti dà nulla, deve inventare una guardia o un 3 a giocare da 4 come il capitano Benedusi. Ma speriamo soprattutto però che queste mosse poi non vadano a incidere sulla propria squadra, sui propri ritmi. Indubbiamente Scafati era rimasta lì incollata, ma adesso se la cosa va male rischia di andarsene Scafati, è un po' questo il senso, però stiamo a vedere, è una fase della partita tutta da leggere, indubbiamente manca tantissimo alla fine, quindi c'è ampio spazio per provare anche questo tipo di situazioni, però indubbiamente Rieti sta facendo fatica oltre le più lecite aspettative. 30-28 per Scafati, 4-46 al termine del secondo quarto. Diciamo che andiamo a leggere un po' i migliori realizzatori, sono Sims con 14 e Pepper con 9 dalla parte di Rieti, 9 punti per Fantoni, 6 a testa per Naimi e Santiangelo, sono i migliori realizzatori dalla parte della Givova Scafati. Naimi scarica per Fantoni, una fase anche qui disordinata, ma c'è poi il fallo di Della Rosa su Naimi, punteggio che rimane 22-30, primo fallo per Della Rosa, terzo fallo di squadra in questo quarto. Due tiri liberi ora per Naimi, realizza il primo e tra l'altro Naimi è subito dopo Fantoni il miglior realizzatore con 7 punti. Israeliano Yuval Naimi che realizza anche il secondo e dice 28-32, massimo vantaggio per Scafati. Avanti Rieti con Della Rosa, Casini,
Di Prampero va subito al tiro da tre, sbaglia, il rimbalzo addirittura di Della Rosa, poi con tutti i lunghi che ha scafati riesce a prendere il rimbalzo Gianluca Della Rosa, il più piccolino di tutti. Beneducci è fuori, Chillo prova da tre, Matteo Chillo sbaglia, Fantoni, ora mi sembra un po' snaturato il gioco di Rieti, eh. Direi di sì, con tutte le guardie che ha Rieti è Chillo che va a tirare da tre punti. Attenzione però, io non vorrei che si stesse verificando quello che stavo pensando poco fa, 34-28 con Rieti che si è fermata sia in difesa, era già ferma prima, ma soprattutto in attacco. Ora ci prova Della Rosa ma sbaglia ancora, e con Scafati che sta provando un allungo. Bisogna stare molto attenti perché insomma Scafati è squadra esperta, non bisogna lasciarla scappare. Guardate Rieti quante difficoltà anche a difendere il proprio canestro in questa fase. Ecco adesso c'è un contropiede che va a premiare Benedusi sull'assist di Casini, si smuove Rieti, ma poi addirittura va a subire canestro e fallo su un contropiede in cui realizza ammannato da due, fallo antisportivo anche. Quindi non ci sarà solo il tiro libero aggiuntivo, ma ci sarà anche il possesso palla successivo. Ma è un momento veramente un po' di confusione anche in casa Rieti. Esce Beneducci, rientra in campo Sims. Comunque un applauso a Nicolò Beneducci che si è sacrificato in un ruolo non suo, deve rientrare l'americano del Sean Sims ad incoraggiare tutti i suoi a svolgere il ruolo di leader. Nel frattempo ammannato a questo tiro libero e poi c'è ancora palla in mano, il canestro ovviamente era valido, massimo vantaggio ora con 30-37 per Scafati. 3 minuti prima del riposo. Casini ora ruba palla, poi la offre a Chillo che va fino in fondo e realizza Matteo Chillo. La seconda palla rubata da Casini, la palla è fuori, rimessa a Rieti. Casini, grande disturbo, ha rubato due palle. Sì, grande sciocchezza ora in fase di attacco da parte di Scafati con Nicolas Crow, che davvero serve una palla pessima che va direttamente sul fondo. 37-32, ora Rieti è tornata ad un quintetto un po' più accettabile a mio parere, con il doppio lungo, ma con Della Rosa che adesso non si capisce con i propri compagni. Della Rosa viene richiamato comunque in panchina, ma non solo per questo errore, lo incoraggia comunque Luciano Nunzi, rientra in campo Zanelli, ma perché un pochino in sofferenza anche nella manovra. Ora Perez a portar palla, ammannato Fantoni, marcato da Sims in questa occasione. Casini in raddoppio di marcatura, Fantoni ha solo, la palla fuori, ammannato, va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Sims. Ora corre Rieti, Zanelli fuori per Casini, è solo, prova da tre, la tripla, Juan Marcos Casini mette la tripla, è così, grande aggressività dietro, poi corsa veloce davanti. Invece cosa faceva Scafati? Fisicità in campo, è veramente una partita a scacchi, ora è 35-37. Sì, è bastato il ritorno in campo di Zanelli, non me ne voglia Della Rosa, però è un cambio di passo che si è visto subito anche nella gestione di questo contropiede, poi Cuso con un grande canestro, una grande tripla da parte di Casini che riequilibra un pochino la partita dopo che Scafati aveva realmente rischiato di operare un break anche importante perché era andato avanti di 7 punti. Sì, c'è stato questo break di 5-0 di Rieti che riporta gli Amaranto Celesti sul -2, ma ora veramente è tutto da vedere perché poi in panchina con Scafati c'è una vecchia volpe come Marcoschi, quindi comunque ha anche lui la sua lettura della partita e Nunzi non può distrarsi un attimo. Aveva anche provato a mischiare le carte
con quattro piccoli in campo, ma non è riuscito. Ovviamente di nuovo in campo Chillo, Sims e Zanelli, è un'altra squadra, però Chillo dovrà essere bravissimo ora a non commettere più falli. Naimi in palleggio, 35-37, avanti Scafati, Naimi, la marcatura dei Zanelli, poi scivola e perde palla, ora ancora contropiede Di Prampero, Zanelli, Di Prampero sotto, Chillo, parità rocambolesca da Matti, ma comunque segna Rieti, rocambolesca da Matti, 37 pari. Fantoni, poi Baldassarre che era appena scivolato, Naimi, va al tiro da tre, Naimi sbaglia, ancora Zanelli e contropiede per De Show. Sims, sono rientrati i tre titolari di nuovo, sorpasso Rieti, 9-0 di... 9-0 di parziale. Rieti, Rieti con Zanelli si sta esprimendo ai suoi livelli indubbiamente. Ora ancora un recupero palla, Zanelli si proietta a canestro, vediamo se va dentro fino in fondo. Davvero Alessandro Zanelli ha cambiato il volto in questa fase della partita da parte di Rieti, 41-37, 11-7 e stoppata di Chillo, poi Casini per Di Prampero, è con un piede sulla linea da tre, palla che entra ed esce, peccato, Rieti era in transagonistica. Fantoni e ora va. Fantoni sbaglia, Fantoni poi recupera ancora rimbalzo offensivo, sbaglia ancora rimbalzo offensivo, stoppato da Casini e poi la palla recuperata da Crow, si lotta ancora Casini, Rieti palla in mano, Casini a terra, Sims, attenzione, Casini a terra, si ferma il gioco. È 41-37 il punteggio e c'è un cambio, esce Casini ed entra Pepper. Una partita esemplare anche da parte di Casini, che lotta al rimbalzo, ha rubato palla, si è tuffato come meglio poteva, lui a Zanelli, c'è poco da fare. Cos'è mancato Zanelli a Ferentino? Vabbè, è un altro passo, un altro modo di interpretare quel ruolo, grande velocità, grande visione di gioco, giovane davvero molto molto interessante che offre Rieti. Rimane lì Casini a bordo campo, lì sotto la tribuna con le cure del massaggiatore, speriamo non sia nulla di grave. Sicuramente ha dato davvero tanto, ma quanta fatica nell'ultima azione Rieti a difendere il proprio canestro, però. E che grinta, sembra è il ginocchio, però sembra fallo subito in difesa ora di Naimi, di Gianmarco Scasini, è il ginocchio, ma torna in panchina tranquillamente, leggermente zoppicante, quindi ci auguriamo nulla di grave. Ultimi 10 secondi da giocare, Zanelli va fino in fondo, ora però fa una forzatura, forse c'era anche fallo, allo scadere Naimi sbaglia, recupera la palla Crow, è lui allo scadere che la tira e la manda fuori, termina così il secondo quarto e Rieti ne prende solo 37, quindi non vuol dire arrivare a 90, sicuramente in questo secondo quarto ha difeso meglio, 41-37, si va a riposo. Sta per riprendere il terzo quarto dopo l'intervallo, pubblico che si è di nuovo esaltato con i minuti finali del secondo quarto, quando sono rientrati i titolari, in particolare il play titolare Zanelli che ha cambiato l'inerzia della gara ed ora Rieti riparte con 4 punti di vantaggio, però è una Rieti Scafati che è difficilissima da prevedere e anche molto equilibrata, che davvero non si sa come va a finire. No, squadra davvero, una partita difficilissima, equilibrata, con Scafati motivata, certamente da un inizio non come si attendevano e che l'ha fatta correre ai ripari anche con l'innesto di Johnson, anche se non è in campo, comunque già preso di fatto, e con Rieti che
che magari è rimasta un attimino scottata la trasferta di Ferentino, dove forse si attendeva qualcosa di meglio da ciò che poi è arrivato, ostante un inizio di campionato comunque positivo, visto che era riuscita a giocarsela molto bene a Trapani, conducendo per 39 minuti e a vincere agevolmente in casa con Treviglio. È ricominciata la partita sul 41-37 con Rieti che subisce ancora l'ennesimo canestro da parte di Baldassarre, sempre lì da sotto canestro. Di solito nel terzo quarto ripartono con le squadre titolari, con i quintetti titolari, i due coach. Oggi entrambe mischiano le carte. Allora Nunzi decide di mandare Beneduzzi al posto di Pepper. Beneduzzi, Zanelli, Chillo, Sims al posto di Di Prampero. E invece Pepper è in campo. Perez ruba palla ora, però scivola e se la porta fuori direttamente. E termina fuori la palla, c'è qualche contestazione da parte dei giocatori di Scafati, non si è capito bene cos'è accaduto, però la palla è andata fuori e sono scaduti forse i 24 secondi. Sono scaduti i 24 secondi, ma l'aveva toccata Perez, mi sembra, però Perez l'aveva toccata, quindi doveva ripartire da capo. Vediamo che decisione prendono. Comunque il quintetto scelto da Markowski è Fantoni, Naimi, Baldassarre, Perez e Santiangeli. Nunzi non è d'accordo. A mio avviso l'aveva toccata la palla Perez, quindi doveva essere di nuovo 24 secondi. Ha toccato palla Perez, a meno che non fossero in quel momento già scaduti i 24 secondi. Questo magari ci è sfuggito, ci vorrebbe chiaramente il replay per capirlo, ma palla con 24 secondi invece in mano a Scafati in fase di attacco, dopo che Scafati in effetti aveva perso palla. 41-39 ora si rifugia in una rimessa da lato il Naimi, che ora riceve palla, no, salta il passaggio, riceve ora palla Naimi, prova a sfruttare il blocco di Baldassarre, riceve ancora Fantoni, questa volta sbaglia e va a prendere il rimbalzo Chillo. Buona la difesa di Rieti in questo frangente. Zanelli è solo, prova da tre, realizza la tripla Alex Zanelli, per lui 7 punti. Ha provato e sta provando a mischiare le carte Nunzi con Beneduzzi in campo al posto di Di Prampero, che non si è visto granché, ma Beneduzzi dà più fisicità sicuramente e quindi è un giocatore che può tornare importante. E mi sembra che ci sia una difesa a zona, prova a Baldassarre da tre, sbaglia, vola altissimo e Pepper al rimbalzo, ma poi Perez commette fallo su di lui. Fallo di Perez, quindi 44-39 il punteggio. Rientra Fischer al posto di Perez. I due lunghi sono sempre presenti ora per Scafati, che sono Fantoni e Baldassarre, e poi il resto più o meno è tutto uguale. C'è però Fischer che riparte da titolare in questa fase, può dare una mano importante Beneduzzi. Poi vediamo se Di Prampero può sfruttare la propria velocità nel proseguo della gara. Si ferma Beneduzzi, la palla è per Sims in palleggio, prova lui ad attaccare il canestro, però commette uno sfondamento, si era capito che era ben piazzato Fantoni, un'improvvisazione questa che forse era meglio evitare, primo fallo di Sims. Sì, però aveva capito un po' che Rieti era un po' ferma, i propri compagni erano parecchio fermi. Era meglio un passo e tiro. Sì, poteva farlo sicuramente, però lui ce l'ha un po' nel DNA, quella capacità un po' di superare l'uomo sul primo passo. Stavolta Fantoni è stato molto abile a rimanere sulla sua posizione, a difendere il canestro e a prendersi un fallo che indubbiamente c'era.
16 punti comunque per Sims con ottime medie, 6 su 8 da 3, da 2, 0 su 1 da 3 questa sera, ancora non ha realizzato quella che è comunque una sua capacità, il tiro dalla lunga distanza, e 4 su 4 da 2 oltre a svariati rimbalzi. Ora pressing, c'è ancora una contromossa di Rieti che pressa a tutto campo, era una zone press, ora però passa di nuovo a uomo la difesa di Rieti, e sicuramente la difesa è una delle chiavi di questa gara, anche se bisogna sprecare meno possibile da entrambe le parti. Naimi ora, raddoppio di marcatura nello scivolamento buono da parte di Sims, Naimi ancora solo, prova da tre, sbaglia, ma c'è il fallo di Zanelli. Secondo fallo per Zanelli, di tre tiri liberi invece per Yuval Naimi. Naimi è pronto per i tre tiri a disposizione, realizza il primo, lui è un giocatore che ha tanti punti nelle mani, è un buon realizzatore, ne ha già messi dentro 9 di punti finora. Ancora Naimi e due vanno già a buon fine, siamo sul 44-41. Ancora Naimi e li mette tutti e tre. Rieti aveva chiuso all'intervallo con 4 punti di vantaggio, ora ne ha solo 2. Zanelli in palleggio, Sims, Benedusi, Pepper, ora Zanelli. Zanelli prova l'entrata, scarica per Chillo che ha solo, prova da 3 e aveva preso uno schiaffo bello forte nella mano, ora ancora fallo, Pepper va al tiro da 3, sbaglia, la palla recuperata da Benedusi, poi ancora Dalton Pepper va fino in fondo, a tabellone, subisce il fallo ed è sfortunato perché potevano venire anche 2 punti, però Benedusi dà una mano in più a livello di fisicità, hai visto come si è buttato a recuperare quella palla, alza l'intensità assolutamente, ora 2 tiri di Pepper. Beh, è quello che ha sempre fatto, che sa fare molto bene, non è certamente al tiro o dai punti realizzati che si capisce Benedusi e la sua importanza, è l'energia che riesce a mettere in campo. Quello che stavo notando è che, tranne quella bella parentesi in cui ha fatto 7 punti di fila, sta un po' mancando in continuità Pepper stasera, quantomeno in fase realizzativa. Adesso fa 1 su 2 ai tiri liberi, però 10 punti totali, però va un po' a folate, chiaramente Rieti avrebbe bisogno anche del suo apporto, visto che comunque sta decidendo di giocarsela tentando di farne uno più di scafati, insomma, non tanto a giocarsela in difesa. Ancora un canestro di scafati, un punto solo ora tra le due squadre. Sì, Santiangeli ha realizzato un bel canestro perché la difesa di Rieti aveva retto abbastanza, poi la scelta di Nucci, è un gran passaggio questo di Sims, però non riesce a sfruttarlo subito. Zanelli prova da 3, è corta, poi al rimbalzo proprio Benedusi, c'è il fallo di Fantoni, va anche al rimbalzo Nicolò Benedusi, il capitano sta mettendo tanto cuore in campo, tanta energia. 45-44, terzo fallo di squadra e il secondo di Fantoni, rimessa Rieti e poi vediamo se sarà confermato il pressing nella fase iniziale in cui Scafati porta palla per far passare più secondi possibile all'attacco della squadra gialloblu. Comunque 45-44 è una gara che non ha preso ancora una direzione e indubbiamente Scafati cerca sempre più di mettere la sua fisicità in campo. Ancora parquet che non si è asciugato perché comunque erano terminati a terra 3 o 4 giocatori. Speriamo soprattutto che Rieti possa avere ancora in più l'arma di Di Prampero se riesce a entrare in partita, ma che possa rientrare Casini che aveva comunque dato una buonissima mano in una fase della partita. Ma sì, Rieti ha panchina abbastanza profonda, anche se anche quella di Scafati mi sembra
che sia stata utilizzata a pieno da Markowski e anche Rieti. Comunque è una panchina profonda, c'è bisogno dell'apporto di tutti per vincere partite di questo tipo in cui c'è un grande equilibrio. Ancora un errore ora da parte di Pepper, poi sul rimbalzo Sims fa una cosa straordinaria, se ne va su con una mano, va a schiacciare, a prendersi al ferro, davvero spettacolare, giocatore completo. No, questo è un errore di Rieti se non viene servito di più. Sims ora va a rimbalzo, lo prende, poi subisce anche il fallo di Fantoni, terzo fallo per lui, e questo è un fallo che si sente, che pesa. È Baldassarre che commette il terzo fallo, però io servirei di più del Sean Sims sotto canestro, perché è un giocatore che è difficilissimo da marcare. 47-44 ora. Zanelli, Chillo recupera la palla, Zanelli vede un varco, è solo Deshaun Sims, non tira, prova l'uno contro uno, lo prova fino in fondo e trova anche il canestro. 49-44, avanti Scafati, c'è Santiangelo in palleggio, marcato da Chillo che non può commettere falli, la palla è fuori, Fischer prova da tre, sbaglia, la palla termina fuori e quindi nulla di fatto per Scafati in questa fase. Rimessa Rieti, ogni azione è una fatica. Zanelli, è vero che Pepper un po' sta soffrendo, in effetti potrebbe dare qualcosina di più. Benedusi, Chillo, Sims, eccolo Dalton Pepper, ora girano, si muovono parecchio i giocatori di Rieti, c'è Santiangeli che prova il pick and roll, poi lo scarico buono proprio fuori per Chillo e Sims al tiro, realizza 22 punti, Markowski chiama time out, devono marcare Sims ma non è facile, 51-44, 9 su 11 da 2, medie stratosferiche per Deshaun Sims, che è un americano vero, uno di quelli che dà grande sicurezza, uno di quelli ai quali ora deve Rieti appoggiarsi pienamente a mio parere, perché poi adesso sicuramente Scafati proverà a stringere la marcatura su Sims, questo potrebbe andare a liberare anche spazi altrove, e Rieti dovrà essere intelligente nell'andare a pescare il giocatore che di volta in volta si troverà più libero, perché su Sims adesso sicuramente qualcosa studieranno. Sì, ma bisogna insistere lì, perché semmai se si libera Chillo è uno che fa canestro, anche se oggi ancora non ne ha fatti tantissimi, però soprattutto Scafati, aggravata di 4 falli, è già in bonus e siamo a 4.49 dal termine del terzo quarto, e non può spendere tanti falli su Sims perché altrimenti sono tiri liberi. Ma dall'altra parte Luciano Nunzi deve sfruttare questo fatto che invece gli avversari hanno già 4 falli, hanno raggiunto il bonus. Ecco ancora il pressing a tutto campo di Zanelli su Naimi, però poi si ferma e Naimi ha 19 secondi dalla parte di qua della metà al campo. La marcatura ora su Fischer di Benedusi, 10 secondi al termine, la palla è per nessuno, Benedusi in contropiede, sono tanti, Sims, ancora lui però sbaglia e poi attenzione, si apre un contropiede dalla parte opposta e Fantoni approfitta e schiaccia, da un contropiede gestito malissimo, 4 contro 1, praticamente ne trae il vantaggio Scafati che crea un contropiede proprio, Sims non è riuscito a tirare ma probabilmente non era lui il giocatore da servire, non si serve mai il lungo in corsa e invece questo è stato un po' un errore nel contropiede. Chillo prova ad entrare, piede perno, lascia la palla che si arrampica e si infila con una mano, Matteo Chillo realizza il nono punto, 53-46, bisogna gestire le forze di Zanelli ora. Sì, adesso sarà complicato gestire Zanelli perché comunque deve rimanere il più possibile in campo, lui ha le chiavi di volta della sua squadra questa sera, quindi è troppo importante Zanelli che rimanga il più possibile in campo. Attenzione, Fischer va a trovare una tripla, un tiro da due,
viene dato da due il tiro di Fischer e poi c'è qualcosa da ridire tra Fantoni e Chillo, che si sono beccati a muso duro, però poi ricomposta un po' dagli arbitri. Staremo a vedere nel proseguo. Si erano guardati davvero male. 5 punti di vantaggio, momento che poteva essere ottimo per Rieti, che era volata a più 7 e aveva avuto anche l'inerzia per un attimo per ampliare il proprio vantaggio. Viceversa, su un contropiede mal gestito poi ne è nata la reazione di Scafati, che si è rifatta comunque sotto e ha comunque arginato questo momento di difficoltà. Presidente Gattani scrolla la testa sotto al canestro, qualcosa non lo convince, probabilmente qualche decisione arbitrale. Rientrato Della Rosa al posto di Zanelli. Ora Pepper prova a sfruttare il blocco di Chillo, doppia marcatura su Pepper, ammannato, la manda fuori, aggressiva ora in difesa Scafati. 53-48, partita equilibrata, durissima per entrambe le squadre. 3:11 da giocare, Sims nel terzo quarto, ora Della Rosa, Sims è solo, arresto e tiro, chiede palla perché vuole fare canestro, è uscito con una velocità incredibile, ha chiesto subito palla a Della Rosa che si è dovuto sbrigare a passargliela, canestro. Sì, è incredibile, 10 su 13, 10 su 14 complessivamente dal campo stasera per Deshaun Sims, 24 punti, ma non è soltanto quello, una grande presenza, un pericolo costante per la difesa giallo-blu di Scafati. Ed ora infrazione di passi sanzionata a Santi Angeli e palla che torna in mano a Rieti, momento che può tornare importante questo finale di terzo quarto, perché Rieti è più 7 in questo momento e palla in mano, potrebbe tentare di dare un piccolo colpo a questa partita. È ancora lungo questo terzo quarto, 2 minuti e mezzo, 55-48, ma quanta energia Nicolò Benedusi sta mettendo in campo anche e soprattutto in difesa. Ora Sims, arresto e tiro, realizza Deshaun Sims, fa canestro quando gli pare. Straordinaria prestazione finora, 26 punti di Sims, 57-48. Viene avanti Fischer, Della Rosa in marcatura, 2 minuti da giocare ancora, marcatura uomo stretta su Naimi del capitano Nicolò Benedusi. Crow prova il tiro dalla distanza, sbaglia, rimbalza di Sims. Della Rosa ora deve giocare con calma Rieti, perché comunque è in vantaggio di 9. Ora Della Rosa scarica per Chillo, Dalton Pepper, c'è il blocco, poi arresto e tiro proprio per Pepper che forse le hanno toccato il braccio, ma non fischiano, gestita e giocata male questa azione. Fantoni, la marcatura di Sims, Fantoni si gira, va al tiro e sbaglia, rimbalzo di Sims, contropiede di Nicolò Benedusi, veloce, poi Sims è solo, lì lo mette dentro, Deshaun Sims, 28 punti, straordinaria prestazione finora, 59-48, ruba palla a Rieti, Della Rosa, parte in contropiede Deshaun, no, con la cora sotto Deshaun, sì, Deshaun, sì, trentello straordinario, 61-48, immarcabile, immarcabile. Può fare quello che vuole stasera, perché è davvero un giocatore straordinario, un giocatore che, al quale Scafati non riesce veramente a trovare le misure, perché è ovunque, è mobile, sa muoversi, va fuori, va dentro e va a realizzare 13 su 16 da 2. La dicono lunga su quella che è stata la sua partita, questo è il primo errore dalla lunetta.
dove ha 4 su 5. Daimi da 3 sbaglia e chiede scusa, sbaglia il tiro supplementare e chiede scusa Sims al pubblico. La marcatura ancora di Beneducci, che secondo me è stata una chiave di volta intelligentissima di Luciano Nunzi, marcatura su Naimi fisso, Beneducci è l'arma in più in difesa e Sims è l'arma in più in attacco. Grande grinta ora da parte di Rieti, ma la partita è ancora lunga, 61-48, c'è da giocare tutto un quarto. Crow, Naimi, è rientrato anche Casini, passi di Naimi, 38 secondi ancora nel terzo quarto, palla in mano a Rieti. Rimessa di Beneducci della Rosa, Zanelli a riposo, quindi è giusto che si riposi anche. Casini, poi Sims, Beneducci della Rosa, pick and roll, scarico fuori per Matteo Chillo che prova da 3, termina a terra, non c'è fallo, 15 secondi ancora, Naimi viene avanti. Naimi in palleggio, ultimi 4 secondi, Naimi scarica per Baldassarre che prova ad entrare, si ferma, perde palla, termina così il terzo quarto con una Rieti che ha concesso solamente 11 punti, un Beneducci straordinario in difesa, un Sims da serie A1 e speriamo che nessuno se ne accorga. Sì, 11 punti di questo terzo quarto realizzati soltanto da Scafati, che ne aveva realizzati 14 nel secondo. Quindi è un po' questo il dato che balza agli occhi, Rieti che è riuscita un po' ad alzare la propria difesa. Avevamo detto poco fa, poco prima della fine, a 2 minuti dal termine del terzo quarto, che era un momento importante, Rieti era avanti di 7 punti, di 7 lunghezze, ed era un momento nel quale sembrava poter avere inizio la partita. È riuscita a trasformare quei 7 punti in questi 13 punti che poi ci sono di divario in questo momento al termine del terzo quarto di gioco, prima che arrivino gli ultimi 10 minuti a decidere quella che sarà la partita. E addirittura potevano essere anche qualche punto in più se la tripla tentata da Matteo Chillo avesse avuto miglior sorte alla fine. Però ottima difesa alla fine, costringendo Scafati ai 24 secondi senza riuscire ad andare al tiro. Rieti che ha alzato un po' i toni della difesa, un grandissimo Nicolò Beneducci che è andato un po' in là a questa fase diversa della partita da parte di Rieti. Beneducci che ora viene richiamato in panchina per Di Prampero nell'ingresso dell'ultimo quintetto, quindi Rieti che si presenta con Della Rosa, Di Prampero, Casini, Sims e Eli Antonio, quindi anche Chillo in panchina. Eli Antonio, che ha giocato all'inizio, torna adesso sul terreno di gioco, prova a scaldarsi, lui che è rimasto a lungo in panchina. Dall'altra parte Markowski va a schierare Fischer, mi sembra Crow, Fantoni con il numero 33, Santiangeli e Perez. Crow a schiacciare dall'altra parte con palla persa da parte di Rieti, 61-50, rosicchiati 2 punti da parte di Scafati. Rieti che però deve continuare sull'inerzia di quel magnifico terzo quarto che ha disputato questa sera. Si lancia a canestro e va a subire il fallo di Perez. Della Rosa, Gianluca Della Rosa, otterrà 2 tiri liberi e secondo fallo per l'italo-dominicano, credo che sia Perez. Ora Della Rosa può togliere lo 0 e ci riesce, realizza il suo primo punto praticamente
Di Prampero e ora fa 2 su 2. Di Prampero e Eli Antonio non hanno segnato, gli altri sono andati tutti a canestro, ma spiccano quei 30 punti finora realizzati da Sims, che non si può togliere dal campo. Eli Antonio è rientrato al posto di Chillo. Eli Antonio va a seguire proprio un avversario, poi non riesce a prendere rimbalzo, non riesce neanche a fare fallo, realizza ammannato 63 a 52. Casini, che è rientrato solo ora. Di Prampero anche può essere un'arma importante con la sua velocità, prova a sfruttare il blocco di Eli Antonio, il fallo su Di Prampero, secondo fallo di squadra per Crow, si tratta del primo personale, però anche questi uno contro uno di Di Prampero possono mettere in difficoltà, cosa che non è ancora riuscita finora, ma lui ha i numeri e la velocità per poter mettere in difficoltà gli avversari. Sì, diciamo che anche i numeri per poter fare qualche canestro stasera non gli è riuscito finora. Ci auguriamo che possa facilmente sbloccarsi. Va a sbagliare la tripla della Rosa e palla di nuovo in mano a Scafati, che ora si con Crow prova ad accorciare, poi sbaglia la rovesciata da sotto canestro. Nicolas Crow, figlio d'arte peraltro. Della Rosa ancora per Sims, questa volta arriva credo il primo errore dopo tanti canestri realizzati in sequenza. Avanti Scafati con Santiangeli, marcato da Casini, un po' di riposo anche per Benedusi, che ha fatto un terzo quarto straordinario, fuori anche Pepper, fuori anche Zanelli, quindi ancora diverse armi. Sbaglia ancora Crow, il rimbalzo è di Eli Antonio, ma gli salta sopra ammannato, questo a mio avviso era anche fallo, però gli arbitri non fischiano, la palla termina fuori, rimessa per Rieti della Rosa. 7:45, sempre vantaggio di 11 punti Rieti, 63 a 52. Di Prampero, vedi la velocità di Di Prampero di cui parlavo prima, Federico Di Prampero con la sua tipica velocità mette in difficoltà la squadra avversaria. Ora intelligente anche Nunzi di mettere due giocatori come Di Prampero e Eli Antonio, che non erano ancora entrati in partita, ma sul più 11 si gioca più tranquilli. Sì, sicuramente sì, però insomma non bisogna lasciare troppi spazi a Scafati, che è squadra viva, squadra fisica, squadra che comunque può rientrare, lo ha già dimostrato. 65 a 54 il punteggio, fa l'infrazione di passi da parte di Di Prampero, che restituisce palla. E 11 punti, 7 minuti alla fine, indubbiamente credo finché potrà lascerà un pochino questo quintetto per consentire a Zanelli, a Chillo di un po' di riposo. Attenzione, Santiangeli commette fallo, è il suo primo fallo ma è il terzo fallo di squadra. Ma io direi che siccome Chillo è stato molto bravo a mantenere i suoi due falli, veramente un plauso, io lo rimetterei in campo subito al posto di Sims, perché mi sembra che Deschamps abbia bisogno di qualche secondo di riposo per poi tenerlo nei momenti caldi, e credo a breve avverrà anche questo. Casini però perde palla, peccato, se la palleggia sul piede, no, gliela tocca un avversario, quindi fallo di piede, 14 secondi a disposizione. Juan Marcos Casini alla rimessa, Eli Antonio, Casini, 65 a 54, ora Eli Antonio si gira, fa il tiro subito, rimbalzo di Sims che realizza ancora sul rimbalzo offensivo, 32 punti, 67 a 54, Fischer, Santiangeli. Ora la palla è ammannato in posizione di post basso, la difesa di Sims, forse era anche sfondamento, la corregge, no, è dato ad ammannato i due punti e quindi undicesimo punto per lui, 67 a 56, mancano 5 minuti e 55 secondi. Di Prampero, Casini, Eli Antonio,
Ora ancora Casini, Sims allo scadere, Della Rosa allo scadere, sbaglia e va a terra Eli Antonio, ammannato alla meglio su di lui, attenzione a Fischer da tre, sbaglia, rimbalzo di Sims, con calma ora, chiede calma, la palla in mano a Casini, 5:20 da giocare, 67-56. Fallo di Santiangeli su Della Rosa, bravissimo Gianluca Della Rosa, quarto fallo di squadra ora, secondo fallo per Santiangeli, c'è il time out per Scafati, siamo sul 67-56, ma dopo il primo quarto dobbiamo dire che Rieti oggi non subirà 90 punti, neanche 80, perché ha limitato molto, e io sottolineo ancora l'energia e l'intensità di Benedusi che si è trasportato tutti i compagni in difesa nel terzo quarto. Sì, davvero Rieti questa sera gradualmente in partita è riuscita a mettere maggiore intensità, non era riuscita nel primo quarto, ma dopo gradualmente è riuscita ad aumentare un po' i toni, l'energia che riusciva a mettere in difesa grazie ad un Benedusi straordinario stasera, davvero positivo nel dare l'esempio, nel fare molto del suo. Ha fatto solo due punti, ma è una partita molto positiva per Nicolò Benedusi, come tante gliene abbiamo viste fare in questi anni. Rieti è migliorata molto, ora 11 punti che sono rimasti, sono trascorsi quasi due minuti da quando l'abbiamo detto l'ultima volta, mancano 5:16, la partita è ancora lunghissima, però arrivano i cambi che si attendevano, credo dentro di nuovo Chillo, dentro di nuovo Zanelli, escono Eli Antonio e Della Rosa, e quindi si ripropone un po' il quintetto titolare, se vogliamo, con Casini al posto, in questo momento al posto di Pepper, un Pepper che stasera non è stata certamente la sua migliore partita, ma magari che rivedremo di qui a breve in campo sicuramente. Eppure aveva cominciato molto bene, pensavo poi quando lui comincia così comunque può dare ancora molto in partita. Crow non riesce più a tirare, Santiangeli marcato da Matteo Chillo, Santiangeli ancora va a sbattere contro un avversario, poi Zanelli in marcatura, la palla viene recuperata al rimbalzo offensivo da Ammannato che è preziosissimo, Fantoni non è più stato rimesso in campo finora. Sims commette il secondo fallo personale e rientra Pepper al posto di Di Prampero. Due punti per Di Prampero, rientra in campo l'americano e Rieti è ancora avanti di 11, 67-56. Ammannato. Ora Naimi prova ad accelerare, va fino in fondo, Crow, Fischer, è macchinosa però l'azione allo scadere, Crow, la stoppata di Chillo su Crow e terminano i 24 secondi, quindi è buona la difesa di Rieti, troppo macchinosa l'azione di Scafati, che ha retto decisamente meglio nel primo tempo, poi è un po' crollata, forse anche in questo caso come successe a Treviglio, hanno subito la velocità e hanno sentito la stanchezza proprio fisica nel difendere contro una squadra come Rieti. Sì, contro una squadra molto veloce, non fisica ma certamente velocissima, agile come Rieti, capace di avere... No, perché questo non può essere, questo fischio arbitrale. Sì, l'ho visto anch'io, gesto dell'arbitro, sono d'accordo con l'arbitro in questo caso, e tra l'altro ecco lì che costa anche un tecnico alla panchina questa contestazione, e infatti Nunzi si arrabbia perché lui ha chiesto spiegazioni, ma è un tecnico alla panchina, ha toccato la palla con la scarpa Zanelli, si è vista anche da qui, e forse Zanelli neanche l'ha sentito il contatto della palla,
però ora Naimi ha tirato il tiro libero e c'è palla in mano a Scafati con 10 punti di differenza. Non si deve prendere un tecnico quando si è più 11 nel terzo quarto, perché si mette tutto a rischio. Ora la marcatura di Casini su Naimi, la scarica fuori per Crow che tira da 3, sbaglia, rimbalzo di Casini, la tocca Santiangeli, la rimessa è per Rieti. Credo che Nunzi abbia sfondato le tasche, che per non reclamare si mette sempre le mani in tasca. Sì, per starsi fermo, hai ragione, è una cosa che avevo notato anch'io. Si riparte, Zanelli, 10 punti di vantaggio per Rieti, 3:48 da giocare, fallo del numero 5 Crow adesso, e quindi con la squadra ospite già in bonus, Dalton Pepper, Killo che andrà in lunetta, non beneauguranti i precedenti due tiri liberi, a 0-2 stasera, però questa è una nuova andare in lunetta, vediamo cosa ne viene. 0-3 finora, 0-3 per Killo. Vabbè, speriamo che si sblocchi Matteo Killo dalla lunetta, perfetto, ora torna più 11 il vantaggio di Rieti, che non segnava da un bel po', però 68-57, ancora Casini in marcatura strettissima su Naimi. La palla è per Santiangeli, marcato da Pepper, Santiangeli va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Killo, la prende Zanelli, 3:30 da giocare, Zanelli chiede calma, vuole ragionare, giocare al limite dei 24, lo aiuta anche Casini. La palla è per Killo che ora è solo, la scarica Sims, ma ancora Killo sotto canestro, realizza Matteo Killo, 12° punto per lui. Naimi 70-57, buona la difesa anche di Casini su Naimi, palla per Fischer che non riesce a tirare, poi fuori Santiangeli tira da lontanissimo e sbaglia, rimbalzo di Fischer, ancora Naimi, ancora Scafati avanti, poi fuori c'è Crow, anche lui è un tiratore ma oggi non la prende, rimbalzo di Sims pulito, tira giù con le sue lunghe leve, un rimbalzo importante a 2:39, 70-57, accelera Zanelli ma a bocca Fischer, fallo su Zanelli, tiri liberi per Rieti, terzo fallo per Fischer, Markowski non sa che pesci prendere, a 2:30 per recuperare 13 punti e soprattutto allo svantaggio del bonus. Rieti ora deve essere davvero brava perché è un vantaggio prezioso che vuol dire quasi altri 2 punti in classifica. Quasi, perché nel basket 2:36 sono davvero tanti, però almeno negli ultimi minuti Rieti mi sembra che stia gestendo egregiamente, tra l'altro con un quintetto che si è rinfrescato un po', si è riposato gradualmente in panchina, al di là di Sims gli altri hanno avuto tutti qualche minuto di riposo e quindi sono abbastanza freschi e lucidi per poter affrontare questi ultimi minuti di gioco, ne mancano pochi per portare in porto una partita che sarebbe davvero importante vincere per mantenere intatta la media inglese, l'imbattibilità in casa, in un inizio campionato peraltro davvero difficile, perché insomma le trasferte di Trapani e di Ferentino già incontrate, Scafati in casa, insomma c'era davvero tanta difficoltà in questo inizio di campionato, e portare 4 punti nelle prime 4 partite sarebbe davvero un ottimo inizio per Rieti. Ora c'è Alessandro Zanelli in lunetta per tentare di arrivare a quello che potrebbe anche essere il massimo vantaggio Rieti in questa partita. 14 punti è già il massimo vantaggio per Rieti nella partita, 71-57, può ancora incrementare Alessandro Zanelli, ci riesce, diventano 15 i punti di vantaggio per Rieti e 9 i personali per il playmaker reatino. Bravo Ammannato ora appoggiarsi sull'avversario e metterla dentro da sotto, 72-59, si arrabbia di nuovo Nunzi perché non c'è stata difesa, Casini per Killo, ora Zanelli a ragionare, ancora Casini,
marcato da Zannato, da Ammannato, scusate, che gli chiede di entrare, ruba palla ora Scafati. Ora c'è il fallo di Chillo, no, era di Fantoni tutta la vita, però gli arbitri decidono che è di Matteo Chillo, quindi premiano il difensore, cioè premiano l'attaccante, non il difensore, scusate. Terzo fallo di Chillo, secondo fallo di squadra, punteggio 72 a 59. Beh, però i secondi sono di meno, i punti sono sempre 13. È vero che adesso c'è un attacco in più per Scafati, ma secondo me basta difendere, forse anche un solo canestro porta la vittoria. Sì, forse anche meno. Forse anche meno, almeno che, voglio dire, non faccia Harakiri, Rieti, ma insomma, mi sembra che abbia comunque l'opportunità di portare a casa questa partita. È importante comunque cercare di vincere con convinzione, perché questo poi dà fiducia alla squadra. Scafati si è dimostrata la squadra fisica, certamente non è la Scafati dello scorso anno, credo che manchi molto in regia, a mio parere è forte lì sotto canestro, si è dimostrata sicuramente qui a Rieti abbastanza forte sotto canestro, squadra molto fisica, ma a mio parere forse manca, al di là di Naimi, forse qualcosa che venga in più dal perimetro e soprattutto da una cabina di regia che non mi sembra in Fischer l'uomo giusto. Sì, infatti loro per avere di più dal perimetro hanno preso Johnson, che è un pivot. Ora l'entrata di Santiangeli, c'è il fallo di Sims su di lui, terzo fallo di squadra anche per Sims, è il terzo fallo, sì, però era importante non mandarlo al canestro. Ora Santiangeli avrà due tiri liberi a disposizione. E Naimi ha sofferto molto nel secondo tempo, la marcatura prima di Benedusi poi di Casini, mi sembra che abbia realizzato solo due o tre punti in due quarti, aveva giocato molto bene i primi due ma poi si è fermato perché marcato molto bene. D'altronde, se tu hai tutti lunghi, l'allenatore avversario blocca quella che è la mente, cioè il play che gioca da solo. Santiangeli realizza, non so con l'ingresso anche di Johnson come faranno, passeranno tutte le palle sotto, però poi sono scelte di Scafati, magari diventa così irresistibile da sotto. Ora c'è il rimbalzo di Zanelli che ora scappa, il fallo su di lui di Naimi, anche ingenuo perché era chiaro che Zanelli aveva cercato il varco giusto per correre via, se tu gli corri dietro è normale che gli fai fallo, ma forse anche il discorso di fare fallo e bloccare il cronometro può essere una scelta di Markowski, perché comunque si trova sotto di 12 e ha 1,42 da giocare. Sbaglia il primo ora Zanelli. In doppia cifra Alessandro Zanelli con 10 punti, avanti Naimi, marcato da Casini, arresto e tiro per Naimi, realizza un gran canestro e perché è in ritmo, quando è così è veramente fortissimo, 15 punti per lui. Ora Pepper, poi Chillo, il fallo di Fantoni su Chillo, 1,29 da giocare e 73 a 63. Io credo che davvero Markowski nel time out precedente abbia messo in pratica il fallo sistematico. Sì, non ne ha tantissimi forse da giocarsene, perché vedo che insomma in tanti sono a tre falli, però insomma poi questa volta teoricamente se l'era giocato bene, nel senso faccio fallo su Chillo che a 1 su 4 stasera dalla lunetta, poi lo mandi in lunetta, ti fa 2 su 2, magari ti smonta un po' il piano. 75 a 63, resiste Rieti con questo vantaggio in doppia cifra, prova l'ultima reazione possibile Scafati, ci riesce ancora con Ammannato che è sicuramente autore di una ottima prestazione, 7 su 10 dal campo per Ammannato. Ora Rieti prova a lanciarsi a canestro, soprattutto a far trascorrere secondi preziosi. Non mi sembra che Scafati abbia tutta questa voglia adesso di andare anche a ricercare il fallo, mi sembra un po' una resa quella di
di Scafati. Sono passati, si è entrati nell'ultimo minuto di gioco, 52 secondi al termine. Rieti in doppia cifra, 7-5-6-5, è riuscita a mio parere a questo punto a portare a casa un incontro comunque importante. Ora se ne va in contropiede, attenzione, attenzione, fallo antisportivo fischiato a Fantoni. Si beccavano prima Fantoni e Chillo, alla fine arriva anche la sanzione da parte degli arbitri, visto che erano sott'occhio entrambi. Chillo andrà in lunetta, questo dovrebbe chiaramente chiudere definitivamente ogni discorso sull'incontro, Roberto. Eh sì, perché Chillo realizza, Fantoni è ancora lì un po' a intimorire, però Chillo è freddissimo nonostante i suoi 23 anni, fa 2-2, sedicesimo punto, e gran bella partita anche per lui poi alla fine. E in più c'è palla in mano per la NPC, Casini per Zanelli che fatica ma la riesce a prendere, poi accelera, fallo di Naimi su Zanelli e quindi ancora tiri liberi per Alex Zanelli. Ancora contestazioni di Fantoni. Questo è un coro che era stato bandito per un po' di anni, però adesso funziona, e se lo dicono in questa fase e lo ridicono anche la prossima, potrebbe funzionare. Realizza Zanelli, ma domenica c'è Legnano che è la più in forma di tutte, che vince in casa contro tutti, una trasferta difficile anche quella. Però seguiamo queste ultime battute, ancora Fantoni fino in fondo, alza la parabola e segna, esce Alex Zanelli, esce un sontuoso Alex Zanelli, no Zanelli, esce Chillo, esce Matteo Chillo, mi sembrava Zanelli, è entrato Della Rosa proprio per avere un play in più, questa fase in cui c'è il pressing ma ne salta quattro Casini con la sua esperienza. Ora perde palla Zanelli, ma c'è ancora il fallo di Naimi su Alex Zanelli, che nel frattempo è salito a 12 punti. Quinto fallo di Naimi, 79-67. Due parole su DeSean Sims, domanda facile. Ma insomma, 32 punti, ne abbiamo dette di tutti i colori. Si è fermato, credo, anche perché non serviva più. Ma insomma, giocatore che ci piace davvero tanto, 14 su 19 in totale dal campo, ha sbagliato e tentato un solo tiro da 3, 4 su 5 da 2, tantissimi rimbalzi, giocatore completissimo, io credo che sia l'MVP chiaramente di questo incontro, senza fare torti a nessuno. Anche se adesso lo sentiamo se è l'MVP, guarda, sta per entrare Trevisan, secondo te chi esce? Adesso lo sentiamo se è l'MVP. Tutto in piedi il Palazzo Junior per DeSean Sims, una prestazione stratosferica. 32 punti, è entrato il giovane Riccardo Trevisan che ora non riesce a prendere il rimbalzo, 81-68, Della Rosa insieme con Zanelli e con Casini, praticamente la palla la porta Rieti, poi c'è il colpo in faccia preso da Casini, gli arbitri non fischiano, la palla termina fuori e comunque gli arbitri continuano a non fischiare, quindi la rimessa è per Scafati che ha 8 secondi per andare a canestro. Fischer ci prova fino alla fine e sbaglia, Fantoni da sotto realizza, un secondo, Della Rosa non ci prova neanche, 81-70, vittoria importante, e Scafati è una squadra che comunque può far male a parecchi. No, Scafati reciterà sicuramente un ruolo importante in questo campionato, non c'è ombra di dubbio, il blasone, ma anche questa squadra con gli opportuni accorgimenti è in grado di poter far male a tante squadre. Rieti ha vinto con merito, 11 punti il divario tra le due squadre al termine dell'incontro. Andiamo a ricapitolare un po'. Per Juan Marcos Casini 3 punti, 2 punti a testa Della Rosa e Benedusi,
Eli Antonio nulla, 14 punti per Alessandro Zanelli, davvero positiva la sua prova, come quella eccezionale anche la sua di Matteo Chillo, 16 punti personali, 2 punti per Federico Di Prampero, 10 per Dalton Pepper e 32 per Deshaun Sims, del quale abbiamo detto praticamente tutto. 6 punti per Fischer, 2 punti per Crow, 17 Fantoni, un Maidomo Fantoni, 15 punti per Naimi, forse i due migliori insieme con Ammannato, fermatosi a quota 15 da parte di Scafati, 4 punti per Baldassarre e 11 per Marco Santiangeli. Parziali 22-23 il parziale a favore di Scafati del primo quarto, 41-37 si è chiuso il secondo quarto con un parziale 19-14 per Rieti, che ha poi vinto anche il terzo quarto 20-11, terminando il terzo quarto in vantaggio 61-48. Scafati si aggiudica l'ultimo quarto 22-20, ma la partita si conclude sul punteggio finale di 81-70 per la NPC Rieti sulla Givova Scafati, NPC che ora è sotto la curva per il meritato tributo da parte dei propri tifosi. Eh sì, ha realizzato qualche punto in meno rispetto ai 90 e passa cui ci aveva abituato l'NPC Rieti, ma ha difeso anche molto di più perché ne ha concessi 20 in meno. Termina così dal Palazzo Giurno una vittoria importante. Rieti batte la Givova Scafati 81-70. Dal Palazzo Giurno era tutto, grazie e buonasera.